Un caloroso benvenuto. Questa presenza così nutrita e anche così autorevole ci dà la dimostrazione della bontà di questa idea e di questo soggetto nuovo che questa sera lanciamo qui a Cosenza dopo averlo presentato 7 giorni fa nella città di Bari. So che ci sono molti ospiti che questa sera hanno purtroppo l'aereo prenotato per impegni per domani mattina e quindi io non rubo altro tempo e do per il benvenuto istituzionale la parola al sindaco della città di Cosenza. Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti, grazie per questa presenza significativa qui. È anche importante perché ci sono tante persone che sono interessate a questo progetto. Intanto vorrei fare un ringraziamento particolare e dare il benvenuto all'onorevole Gianluca Galletti, che è il sottosegretario al Ministero della Ricerca e dell'Università. È una presenza molto gradita. Qui noi l'abbiamo invitato da tempo, finalmente siamo riusciti ad averlo all'avvio di questo progetto. Ovviamente faccio il ringraziamento e un saluto particolare a Sua Eccellenza il Prefetto che oggi è qui con noi, al Signor Questore che ci dà la sua importante presenza qui, al Colonnello dei Carabinieri, al Capitano dei Carabinieri, al Colonnello della Finanza e al magnifico Rettore Crisci che questa è una delle prime, credo, uscite, anche quello che precede proprio l'insediamento ufficiale. Un saluto particolare, anche un ringraziamento alla D di Enel Distribuzione, il dottor Gallo, che ha avuto l'interesse e la bontà di anche organizzare insieme a noi questa giornata. E al consigliere regionale Fausto Orsomarso, che è consigliere delegato per l'energia qui oggi presente, con il quale stiamo sviluppando importanti progetti in sinergia, e al professor Piepoli, che non vedo, che deve essere qui, che è anche fra i relatori. Quindi un saluto esteso a tutti, il benvenuto e un ringraziamento particolare a Gianluca. Guarda, noi abbiamo voluto fare questa manifestazione qui, che è una sala un po' che ha una capienza contenuta, caro Gianluca, perché questa sarà la sede di Smart City Cosenza. Quindi voglio dire, abbiamo voluto in questo modo in qualche misura dare l'avvio a questo progetto partecipato alla cittadinanza. Ecco, noi abbiamo in mente una città che ha vari obiettivi, ha una visione strategica complessiva, una città che sta partendo, l'avete visto, con grandi opere anche materiali che abbiamo già addirittura consegnato, appaltato e consegnato alle imprese, quindi con la trasformazione fisica, una città che ha un obiettivo legato alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile. Stiamo investendo molto nelle buone pratiche urbane, abbiamo avviato, come sapete, la raccolta differenziata, stiamo per appaltare il nuovo centro di riciclo dei materiali, abbiamo investito molto sul sistema di trasporto pubblico urbano con la creazione dei circolari veloci, abbiamo puntato molto alla riqualificazione fisica, proprio degli spazi aperti, dei percorsi pedonali, abbiamo cercato di rendere questa città più accessibile con dei percorsi anche tattili che fra l'altro sono anche intelligenti perché contengono questi tag che sono per i non vedenti ma sono anche utilizzabili da tutti gli altri visitatori e da tutti gli altri utenti. Una città quindi che ha questo obiettivo della sostenibilità, una città che stiamo portando avanti anche per opere strategiche, importanti, una città che la chiamo io una città creativa, una città opera d'arte che ha un po' preso, ha catalizzato a sé tutta una serie di importanti contenitori, ma è partita anche da uno sviluppo. Pensate che questa piazza che stiamo creando nel centro città sarà anche una piazza museo con un museo virtuale che quindi è già finanziato e realizzato, che continuerà con il MAB, con le sculture all'aperto, poi con la Via degli Artisti, anche quella un'altra opera finanziata, con il museo del tesoro di Alarico, anche quello finanziato, che metterà a rete tutti i musei. Quindi città opera d'arte, città creativa, città sostenibile, città
della riqualificazione fisica degli spazi e della rigenerazione sociale anche dei quartieri popolari, ma città anche smart. Ecco, io penso che questo obiettivo di una città intelligente è un obiettivo trasversale, che va di pari passo a tutti gli altri obiettivi che noi ci siamo prefissi e che stiamo portando avanti. In realtà stiamo puntando, sapete, abbiamo appaltato già tantissime opere, circa 50 milioni di opere materiali, 100 miliardi di vecchie lire, ma stiamo anche lavorando molto sulle opere immateriali, stiamo lavorando su quello che è il futuro per le giovani generazioni, stiamo lavorando sulla ricerca, sulla innovazione, stiamo lavorando su progetti importanti, e questo è il primo che parte. Ecco, vorrei soffermarmi perché e questo è un'attività di cui noi abbiamo sempre fatto tesoro, di cui abbiamo subito avviato, proprio qui stasera la presenza di Gianluca testimonia anche questo, voglio dire, e anche la sua vicinanza, il fatto che Cosenza è l'unica città della Calabria ad aver avuto un finanziamento su Smart City, prima in graduatoria addirittura su bando di regia insieme a Bari. Io ne approfitto per salutare l'assessore della Carra del comune di Bari, e devo anche dare un saluto particolare al sindaco Emiliano, che ha voluto testimoniare, diciamo, attraverso un suo messaggio, la partecipazione convinta, diciamo, a questa iniziativa e questa idea, diciamo, che sta andando avanti, di portare allo sviluppo questo progetto insieme Cosenza e Bari in un territorio, diciamo, più esteso, diciamo, di quello regionale, che ci porterà insieme alle aziende che fanno parte di Resnove, quindi di questo progetto Smart City, a promuovere alcune importanti attività di ricerca e di innovazione, anche dei prototipi nelle nostre città. Quindi un saluto, un ringraziamento al sindaco Emiliano, all'assessore della Cara che è qui, e un saluto anche a Convindustria. Noi uno degli obiettivi strategici che abbiamo, ovviamente anche in un'ottica di cooperazione, quello di lavorare insieme all'università che abbiamo sul territorio. È una grande fortuna quella di avere un'università così importante sul territorio, è quella di lavorare insieme alle aziende, cioè istituzioni, e qui siamo presenti, diciamo, con la presenza addirittura del sottosegretario, enti locali, università e aziende. Questo è un asse strategico, diciamo, per il futuro di questo territorio che intendiamo assolutamente perseguire. Con Crisci, con il magnifico rettore Crisci, ci siamo proposti di trovare il modo non soltanto, diciamo, per la parte legata a questa iniziativa di ricerca, ma per tutte le attività, anche quelle culturali, soprattutto anche quelle ludiche, attraverso i teatri, attraverso le manifestazioni che faremo insieme, di legare in modo anche molto più stretto rispetto al passato quello che è la vita, diciamo, che si svolge all'interno dell'università con quello che poi effettivamente, diciamo, ci può essere di esteso, diciamo, dell'università rispetto ad un ambito urbano e al territorio, soprattutto della città di Cosenza. Quindi noi stiamo portando, caro Gianluca, avanti questi progetti. Io sono convinto che questa è la strada, diciamo, che questa città con questa nuova visione strategica del futuro e con la presenza anche significativa. Io credo che stasera ho ringraziato Gianluca per essere qui, perché, voglio dire, testimonia la sua vicinanza a questo primo progetto, ma noi stiamo presentando tanti altri. Abbiamo già alcune attività che sono state avviate nel campo della mobilità sostenibile, per esempio nei pullman ci sono alcune attrezzature che servono per sorvegliare anche le corsie preferenziali, ci sono alcune attività smart che abbiamo fatto nel campo della sicurezza che sono già attive, diciamo, sul territorio, ce ne sono altre che riguardano altri settori, per esempio legati al controllo dell'inquinamento ambientale, dell'inquinamento delle discariche. Ecco, intendiamo sempre più promuovere, e lo faremo attraverso questi progetti, tutte quelle applicazioni tecnologiche che però devono essere partecipate dai cittadini. Cioè, non possiamo andare avanti, diciamo, su questi progetti, su queste idee, senza coinvolgere i cittadini
che devono invece proprio partecipare per poi capire bene, diciamo, per fruire bene di questi servizi tecnologici. In questo senso credo che l'alleanza che abbiamo fatto con Enel sia importante e noi su questo ci puntiamo moltissimo. Tutto con Enel abbiamo avviato anche attraverso Enel Sole il riefficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica, cioè saranno trasformati tutti i corpi illuminanti attuali, saranno ricablati e trasformati con lampada LED che consumano molto di meno ed illuminano molto meglio. Questa è già un'attività che abbiamo affidato ad Enel Sole e che sta per partire. Devo dire che abbiamo la fortuna da un po' di tempo di avere un rapporto ottimo anche qui con Enel, grazie alla presenza del responsabile, che è Franco Passarelli, qua sul territorio, che ci sta dando una grande mano. Voglio dire, c'è un rapporto anche proficuo e collaborativo, voglio dire, che sta facendo crescere, diciamo, tutta una serie di attività, fra cui appunto quella che dicevo prima. Quindi è importante, strategico, questa alleanza, un'alleanza, diciamo, con le imprese, un'alleanza con l'industria, una sinergia che facciamo con la regione, con Valdor Somarso, con il presidente, una attività che coinvolge tutti e che vogliamo assolutamente portare avanti. Io sono convinto che nei prossimi mesi avremo intanto vedremo sul territorio gli effetti di questo progetto, perché ci saranno anche tanti giovani che lavoreranno, diciamo, in attività di ricerca e di innovazione, quindi insieme alle attività materiali anche quelle immateriali. E poi nel futuro, caro Gianluca, tu ci dovrai dare una mano, ce la stai già dando, quindi vedremo i risultati anche tra qualche mese, fra qualche anno, insieme alla regione, con la quale siamo anche sul campo dell'energia presentando tanti altri progetti, perché, voglio dire, ripeto, è nostra intenzione ferma, voglio dire, soprattutto valorizzare i tanti giovani che ci sono sul territorio e che hanno, voglio dire, hanno la possibilità in questo modo di restarci e di rendersi utile, diciamo, alla nostra collettività. Grazie, io non mi dilungo perché sono gli interventi qua. Abbiamo utilizzato una sala che non è proprio quella più adatta, però voglio dire, è importante, perché così, voglio dire, da oggi c'è il senso, il significato che questo progetto parte da qui. Qui ci saranno tanti giovani anche, perché vogliamo dotarla anche di alcune, poi magari DDN ne parlerà più. Anzi, saluto anche Stefano Banini, che è il coordinatore di QAIM, che vede in sala, che ha anche seguito un po', diciamo, il progetto dal punto di vista dei contenuti che riguardano l'aspetto energetico. Questo sarà anche un edificio dimostrativo, cioè, perché qui, diciamo, installeremo tutta una serie di attrezzature che sono dimostrative sul risparmio energetico, quindi vogliamo puntare proprio per farne un edificio simbolo e nello stesso tempo un edificio che può essere anche partecipato, diciamo, nelle attività da parte della popolazione, dei tanti giovani, e quindi speriamo bene in un futuro più smart per questa città. Grazie. Grazie a lei, Sindaco Occhiuto. La parola che ha usato di più è stata alleanza. Res 9 è un'alleanza, tra imprese grandi, quindi General Electric, saluto il rappresentante Alfonso Bocchetti, IBM, saluto Franco Prampolini che la rappresenta, piccole imprese, Elettronica e Experience, saluto Vincenzo Passanisi che le rappresenta, e poi il mondo scientifico, la parte, diciamo, più importante del mondo scientifico, l'ENEA, qui rappresentata da Mauro Annunziato, che saluto e ringrazio, il Politecnico di Bari, ringrazio la dottoressa Maria Grazia Dotoli che ha lavorato fin dall'inizio a questo progetto, l'Università della Calabria, prima ancora che il rettore, saluto il professor Daniele Mennitti, anche lui ha lavorato a questa attività, il CNR e saluto Gian Domenico Spezzano. Ecco, il project manager di questo progetto è Enel Distribuzione. Abbiamo qui oggi con noi l'amministratore delegato di Enel Distribuzione, l'ingegner Livio Gallo. Ingegnere, Res 9, una parola antica per qualcosa di molto moderno. Buonasera signore e signori, vorrei ringraziare innanzitutto il vostro sindaco Mario Occhiuto, che ci dà l'opportunità qui di presentare questo progetto con un nome altisonante, come diceva il dottor Leone, Res 9, reti, edifici, strade, nuovi obiettivi virtuosi per l'ambiente e l'energia. Un nome molto importante, un acronimo importante. Io credo che questo sia anche un progetto importante,
Dal nostro punto di vista, Comenia Distribuzione lo consideriamo uno dei progetti più innovativi a livello italiano e nelle ultime esperienze, negli ultimi confronti che abbiamo avuto ai tavoli europei con gli altri distributori europei, con la Commissione europea, credo di poter dire che questo sia anche una delle punte di lancia di innovazione all'interno dello scenario europeo. È un progetto in cui noi crediamo molto, in cui tutti i partner crediamo molto, e voglio ancora ringraziare il vostro sindaco per questa opportunità. Vorrei ringraziare anche l'onorevole Gianluca Galletti, sottosegretario del MIUR con delega alla ricerca industriale, perché questo è un progetto che è finanziato all'interno del bando Smart Cities and Communities and Social Innovation, che è stato bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. E anche Stefano Banine vorrei ringraziare, che è responsabile dei rapporti istruttori MIUR del progetto RES 9. Questo progetto si sviluppa lungo tre linee guida principali all'interno di tre scenari che poi si intersecano nello sviluppo futuro: l'urbanizzazione, la digitalizzazione e la sostenibilità. L'urbanizzazione. Ora, noi sappiamo dagli studi, e credo che anche il professor Piepoli qui presente, che è sicuramente un notevole e distinto rappresentante del mondo degli studi, che negli anni a venire, nel 2050, se vogliamo proiettarci nel futuro, il 70% della popolazione vivrà nelle grandi città. Ci sarà una fortissima antropizzazione. Questo significa, dal punto di vista della qualità della vita e dei servizi ai cittadini, sicuramente uno stimolo, ma anche un rischio. Una forte concentrazione sicuramente impone alti standard di qualità, alti livelli di servizio, capacità di integrare le infrastrutture e tutti i sistemi, capacità di comprendere le esigenze dei cittadini e di trasformarle in servizi che gli vengono poi consegnati. È comunque un'opportunità, perché all'interno delle grandi città è possibile concentrare i propri sforzi e quindi avere uno sforzo integrato e concentrato. Oramai è usuale riferirsi a William Rees, che ha sviluppato l'ecological footprint, che è la misura dell'impatto che le persone, i cittadini, danno non soltanto dal punto di vista sociale o psicosociale, ma dal punto di vista fisico sulla realtà ambientale cui vivono. Sono parametri sviluppati nel 1992 che oggi vengono comunemente utilizzati per sviluppare e misurare qual è l'impatto dello sviluppo, dell'urbanizzazione all'interno delle nostre città. Questa è una delle linee guida in cui si muove RES 9. La seconda è la digitalizzazione. Ora, se noi pensiamo al passato, la radio ha impiegato 38 anni per raggiungere 50 milioni di ascoltatori, la televisione ne ha impiegati 10 e Facebook ne ha impiegati 3. Quindi viviamo in momenti esponenziali in cui il numero di dati che vengono gestiti aumenta in misura impressionante. Si stima che nel 2020 ci saranno 7 trilioni di sensori, di dispositivi all'interno delle città, che misureranno tutti i possibili dati per 7 miliardi di persone. Allora, un progetto di questo genere non può tener conto di questo forte impulso alla digitalizzazione, che sottintende un forte impegno non soltanto nelle tecnologie energetiche, ma in quelle ICT, di Information Communication Technology. Credo che da questo punto di vista il MIUR abbia avuto una capacità di visione, di innovazione importante, traguardando verso il futuro, scegliendo un progetto di questo genere. Il terzo scenario in cui si muove, che comunque non prescinde dagli altri, è la sostenibilità. La sostenibilità, quindi, il livello della qualità della vita dei nostri cittadini. Vorrei citare a questo proposito il documento della Commissione europea Green and Decarbonized Economy in 2050, che dice che nel 2050 dovremo avere emissioni zero in termini di CO2. Questo è un altro elemento importante. Che cosa si propone quindi RES 9 all'interno di questo scenario? L'obiettivo è di gestire, prima monitorare, gestire e ottimizzare i consumi energetici di qualunque tipo essi siano all'interno di un distretto, di una città, in particolare della città di Cosenza e della città di Bari. Questo è l'obiettivo di RES 9, che, citandolo testualmente, dice di razionalizzare i consumi energetici, potenziare la multigenerazione diffusa da fonti rinnovabili, contenere l'impatto ambientale e, aspetto di non minore importanza, accrescere la consapevolezza diffusa di tutti i cittadini sull'uso intelligente dell'energia elettrica. Non c'è tecnologia, per quanto importante, per quanto venga implementata
in modo esteso che sia una condizione necessaria e sufficiente. È una condizione sufficiente, ma non necessaria. Necessario avere la consapevolezza di tutti i cittadini a partecipare col proprio sforzo all'utilizzo migliore della tecnologia e all'ottimizzazione dei consumi. Questo si propone il progetto. Qualche dato sul progetto, responsabile scientifico Elenea, noi siamo il capo progetto, 32 mesi il tempo di realizzazione, 24 milioni di euro, di cui 14 finanziati dal Ministero e 14 milioni finanziati dalle imprese. Il progetto ha tre ambiti di sviluppo. Le smart grid, che sono da noi coordinate, che con un centro di competenza di ricerca a Bari svilupperà nuovi prodotti, nuovi metodi di misura, nuovi sensori, nuove apparecchiature per misurare e ottimizzare i flussi energetici sia di consumo che di immissione di energie rinnovabili sulla bassa tensione. Sulla bassa tensione significa sulla rete all'interno delle nostre case. C'è poi in quest'ambito anche una sperimentazione sulle isole elettriche, chiamate Smart User Network, a cura dell'Università della Calabria, che utilizzerà tecniche di immagazzinamento dell'energia, che è un fatto unico nel mondo dell'energia, perché l'energia normalmente viene consumata nello stesso momento in cui prodotta, o meglio, prodotta nello stesso momento in cui consumata. Quando si schiaccia l'interruttore, le centrali generano energia elettrica. Questo progetto si propone di utilizzare sistemi di immagazzinamento dell'energia, che è un unico, ma è un fatto assolutamente nuovo nel panorama non soltanto italiano ma anche europeo e anche andando oltre. Il secondo ambito sono gli smart district, che ha l'obiettivo di ottimizzare all'interno degli edifici di questo distretto l'energia elettrica non soltanto, ma anche tutti i vettori energetici, integrando la produzione da fonti rinnovabili. Si sperimenteranno nuovi sistemi di accumulo, accumulo termico, quindi non soltanto accumulo elettrico, ma anche accumulo di energia termica. E in spazi urbani aperti, chiamati smart street, ci saranno nuove tecniche di gestione di elementi urbani, smart object, quindi si realizzerà anche all'interno dei sistemi di illuminazione pubblica di cui ha parlato il signor sindaco, si svilupperanno i sistemi intelligenti che potranno trasportare le informazioni sulle linee di illuminazione pubblica, dare informazioni ai cittadini, raccogliere attraverso le linee di illuminazione pubblica anche elementi di informazione, elementi di sicurezza con le telecamere, diffondere anche segnali con sistemi di comunicazione attraverso totem, far parlare all'interno di questa smart street le persone con gli oggetti, in particolare le statue del Museo Bilotti, far parlare tra di loro gli oggetti, le persone e gli oggetti, realizzando quello che si chiama Internet of Things. Il terzo ambito raccoglie poi tutti questi segnali che vengono generati all'interno del distretto, li porta all'interno della municipalità del comune e con un software chiamato Urban Command Center consente di monitorare l'andamento di tutti questi segnali, ma può costituire anche uno strumento importante di pianificazione dello sviluppo urbano energetico. Anche questo penso che sia un'innovazione molto importante. Vi sono poi ulteriori due ambiti, gli ultimi due ambiti, che sono due ambiti trasversali. Uno importante di formazione, come dicevamo, l'elemento di consapevolezza del cliente cittadino è l'elemento fondamentale, il pivot su cui si gira e si muove tutto il progetto, che è coordinato sia dal Politecnico di Bari, da Mario Savino, che dall'Università della Calabria, da Mario Belli, che attraverso borse di studio di alta formazione presso l'università, che anche attraverso seminari formativi e corsi di specializzazione che sono rivolti agli operatori del settore, dà informazione con una metodologia e-education, quindi attraverso l'e-learning, attraverso i mezzi informatici, e un ulteriore ambito trasversale dimostrativo che si concretizza a Bari in una showroom che ospiterà l'Urban Command Center. E qui a Cosenza, negli Urban Lab di Crea Cosenza, nell'edificio Exconi, quindi questo edificio di cui ha parlato il vostro sindaco, che conterrà le apparecchiature, i sensori sviluppati e sarà un elemento di verifica e ricerca di quanto viene sviluppato come nuovo prodotto attraverso questi sistemi e anche un ulteriore laboratorio di analisi dei dati che verranno prodotti da questo Urban Command Center che starà nell'edificio della municipalità e anche in questo edificio. Noi crediamo molto in questo progetto e quindi ringraziamo sia
le autorità presenti, che il signor sindaco, che l'ENEA, che il MIUR, che tutti quelli che hanno partecipato. Noi pensiamo che attraverso questo progetto potremo dare una dimostrazione che in Italia è possibile fare innovazione tecnologica, innovazione di processo, traguardare il futuro e contemporaneamente, questo è uno degli obiettivi anche del bando MIUR, di dare la possibilità di sviluppare nuove attività, nuovi prodotti e quindi dare un forte impulso, noi speriamo e ci lavoreremo per questo, localmente, quindi dare un forte impulso al lavoro locale. Grazie. Grazie, grazie Ingegner Gallo per averci fatto viaggiare nel futuro, nei prossimi 35 anni della nostra storia. Ringrazio i colleghi della carta stampata e delle televisioni che vedo già impegnati a raccontare queste cose molto complicate. Tra i chiamati ci sono le imprese, presidente Perciaccante, Giovan Battista, Confindustria Cosenza è sempre vicina alle imprese, le segue nei progetti, le segue nell'innovazione. Ecco, RES 9 cosa significa per il mondo imprenditoriale cosentino? Autorità, signore e signori, sono lieto di portarvi il saluto degli imprenditori aderenti a Confindustria Cosenza ed in particolare del presidente Natale Mazzucca, che si scusa per non poter essere qui presente, ma sopraggiunti impegni di lavoro glielo hanno impedito. Un ringraziamento sentito al sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, per averci voluto coinvolgere attivamente in questa conferenza stampa, che riveste particolare valenza per l'assoluta qualità del progetto presentato e degli illustri relatori che saluto. Mi è consentito un pizzico di civetteria nel sottolineare il ruolo e la presenza qualificante di Enel, che ci pregiamo di poter annoverare tra i principali gruppi industriali appartenenti a Confindustria. Concedetemi di iniziare con una battuta: è smart, intelligente, la scelta di intraprendere la strada di diventare virtuosi nel risparmiare energia, di ridurre le emissioni atmosferiche e di rendere più agevoli e semplici le condizioni di vita e lavoro all'interno degli agglomerati urbani. Un progetto questo delle Smart City che piace perché mette al centro l'uomo cercando di semplificargli la vita nelle abitazioni, negli uffici e nei luoghi pubblici, senza tralasciare la tutela dell'ambiente e l'uso sapiente delle tecnologie, ma stando ben attenti a non implementare un modello di città strettamente digitale dove è predominante il ruolo delle tecnologie informatiche. Una città intelligente persegue l'efficienza energetica, ha buoni servizi di e-governance e di comunicazione digitale, è dotata di sistemi di trasporto pubblico e privato innovativi. Il Comune di Cosenza vuole iniziare questo processo di trasformazioni dando inizialmente priorità alla maggiore efficienza energetica. Col progetto RES 9, infatti, la si vuole perseguire sia grazie all'adozione di soluzioni avanzate nella distribuzione di energia che alla progettazione di edifici a basso impatto ambientale per il loro riscaldamento e la loro climatizzazione. Un tema questo del risparmio energetico caro sia a Confindustria Cosenza, che ritiene la rete elettrica una delle infrastrutture vitali per la crescita economico-sociale di un territorio, sia all'ANCE Cosenza, che già da alcuni anni è impegnata nella promozione di interventi edilizi ad energia quasi zero. D'altra parte Cosenza, se vuole svolgere in maniera compiuta il ruolo di città capoluogo di provincia e di guida dell'area urbana cosentina, ha necessità di operare un salto di qualità per consolidare i risultati fin qui ottenuti, ma soprattutto deve saper implementare tutto ciò che è necessario ed identificare una città come moderna, vivibile, attrattiva. In tale direzione occorre che tutti i soggetti coinvolti, dall'amministrazione comunale alle forze imprenditoriali, accademiche e scientifiche, facciano la loro parte, contribuendo a far divenire Cosenza non solo un hub nevralgico della competizione globale accelerata, ma un luogo dove innovazione e tradizione, attività culturali ed economiche, imprenditoria ed iniziative sociali devono convivere in maniera armonica, dove l'esigenza di una mobilità urbana efficiente e sostenibile si deve integrare in maniera naturale con aree pedonali, dove il controllo dell'inquinamento e la conseguente chiusura al traffico automobilistico dei centri storici deve riproporre la validità della città a misura d'uomo. Ben vengano dunque progetti innovativi che puntino sulla valorizzazione dei beni comuni urbani e creino un'infrastruttura tecnologica in grado di far dialogare persone ed oggetti, integrando informazioni, favorendo l'inclusione sociale e migliorando la qualità della vita. In questo contesto assumono particolare importanza i dati, la loro accessibilità
ed affidabilità e l'uso che se ne fa per studiare la città e programmare le politiche urbane in un'ottica di collaborazione con i cittadini. Nel caso specifico, il progetto RES 9 implementerà un sistema che raccoglie dati ambientali e sui consumi dell'abitazione e della città, con vantaggi per i cittadini che potranno consumare in modo più consapevole e per gli amministratori che sapranno in tempo reale informazioni su quanta energia consuma la città e quali sono le zone a più bassa efficienza energetica. Grazie a questi dati sarà possibile pianificare politiche energetiche più affidabili ed efficienti. Tutto ciò servirà solo a rendere più efficienti la distribuzione e il consumo di energia, ma anche a ridurre significativamente l'impatto ambientale, diminuendo le emissioni di CO2. Ma una città smart fonda la propria crescita anche sul rispetto della storia e della sua storia e della sua identità, sulla promozione della propria immagine turistica con la presenza intelligente sul web, sulla virtualizzazione del proprio patrimonio culturale e delle tradizioni, con relativa restituzione in rete bene comune per i propri cittadini e i visitatori. Nell'utilizzo di tecniche avanzate per creare percorsi e mappature tematiche della città facile e fruibile per tutti. Proprio per questo apprezziamo la decisione che ci è stata comunicata dal Sindaco nel corso di un recente incontro di focalizzare la seconda fase del progetto Smart City nella rigenerazione di contesti edilizi degradati presenti nel centro storico. Siamo infatti convinti che le strategie da mettere in campo per uscire dalla crisi economica che ha investito ormai da troppo tempo il nostro Paese passano anche dalla valorizzazione dei centri storici che purtroppo presentano un notevole degrado fisico che si accompagna il più delle volte a un altrettanto grave malessere sociale. Rafforzare l'identità dei centri storici significa rendere le città sempre più attrattive e vivibili. La sfida che abbiamo davanti è quella di progettare interventi che sappiano raccogliere risorse presso gli investitori privati. Occorre per questo pensare a nuovi format, individuare e selezionare modelli economicamente efficienti e in grado di attrarre gli investitori. Noi siamo pronti e consapevoli, come sempre in presenza di progetti di sviluppo da condividere, la nostra categoria non farà mancare il suo apporto di conoscenza, esperienza e professionalità per la realizzazione di interventi qualificati per la città. Grazie. Grazie Presidente Percacciante. Bene, la parte scientifica la fa da padrona e quindi io passo la parola al Prorettore dell'Università della Calabria, professor Gino Miroclecrisci. Ecco, per l'Università della Calabria questa alleanza con l'Università di Bari, due centri di eccellenza nella tecnologia dell'Italia meridionale. Certo, intanto ringrazio per l'invito perché vorrei esprimere alcuni concetti che c'è in questo progetto. Intanto il progetto è estremamente ambizioso, è stato ben illustrato dal dottor Gallo, quindi non lo spiego, ma vorrei puntualizzare due o tre aspetti di questo progetto che trovo importante. Intanto trovo importante che è fatto a sud. Per il genere questi progetti, per chi gira l'Italia, insomma ha la fortuna di conoscere, sono sempre progetti che vengono in genere fatti nella zona chiamata Valpadana, non so se la conoscete, si chiama Valpadana, poi più giù Toscana, si osa farla nel Lazio, ma in genere progetti che sono ambiziosi a sud sono rari, se non totalmente assenti. E quindi è importante che venga fatto due città del sud, Bari e Cosenza, è una sfida ambiziosa. Io spero che alla fine di questo progetto potremo dire, e ne sono convinto, che alcuni progetti di questo tipo, di questa valenza sul territorio, si possono fare anche in una città del sud. E mi fa piacere se è stata scelta Cosenza, e Cosenza si è mossa perché, per chi conosce la storia della Calabria, Cosenza sembra avuto un ruolo particolare. Ora non vorrei fare il campanilismo, visto che poi non sono neanche calabrese, non mi tocca, ma insomma è una tradizione che parte molto da lontano. Questo è il primo aspetto, cioè mette in evidenza che è un'avventura estremamente ambiziosa fatta a sud. E quindi voglio anche pensare, anche se poi può darsi che non sia vero, è stata scelta, cioè Cosenza si è anche mossa perché c'è un'università di un certo peso, un bel peso, non solo il rettore ha un bel peso, ma l'università, dal punto di vista tecnologico, perché non ci scordiamo un dato fondamentale, che i nostri padri fondatori vollero creare un'università tecnologica.
le due ex facoltà più grosse, ricordiamo, sono ingegneria con 220 docenti e la facoltà di scienze con 200 docenti. Quindi fu data un'impronta in partenza e doveva essere soprattutto di tipo scientifico e tecnologico. E quindi mi fa molto piacere che alcuni dei settori dove la ricerca non si sta sviluppata, funziona bene, che è quella dell'energetico, quella dell'informatica, dell'alta tecnologia, venga coinvolta, e sono sicuro che svolgeremo il nostro ruolo in questo, e quindi questo mi fa molto piacere. L'altro aspetto, perché spesso l'università viene certe volte giustamente, certe volte ingiustamente accusata di essere la torre isolata che sta lì dove si parla di scienza, ma se ne sta per conto proprio, interagisce spesso poco e male col territorio. Questo è un esempio, secondo me, importante, che anche la ricerca di alto valore e di un valore aggiunto molto alto possa essere svolto insieme a delle aziende importantissime sul nostro territorio nazionale, possa essere fatto insieme. Quindi si dimostra che l'università non resta chiusa nei propri laboratori. Però l'aspetto che volevo mettere più in evidenza è l'ultimo aspetto, quello che ha citato per ultimo il dottor Gallo, che è l'Urban Lab creato senza, che sembra marginale. Io l'altro giorno ho partecipato, io sono geologo, va bene, all'ultimo, prima di fare rettore, all'ultimo congresso della Federazione Italiana Scienze della Terra a Pisa, e hanno organizzato un congresso molto intelligente, devo dire. Il pomeriggio hanno fatto le solite sedute scientifiche, la mattina hanno fatto tutta una serie di interventi monotematici fatti dai migliori ricercatori italiani e internazionali su alcuni punti importanti dei rischi naturali, che poi in Calabria forse se ogni tanto ci perdiamo 5 minuti non sarebbe male, ma insomma andiamo avanti. Dei rischi naturali, delle conferenze interessantissime, ma rivolte a chi? Sempre a noi stessi. Cioè, io ne sapevo abbastanza sul problema delle variazioni climatiche, dopo le interessantissime conferenze ne saprò un po' di più, ma sono sempre io. Forse pensavo lì, se quelle conferenze fossero state rivolte alle popolazioni, alla gente, forse il problema del rischio avrebbe preso una valenza ben diversa. Quindi è stata fatta, come al solito, rivolta a noi stessi, noi che ci discutiamo su noi stessi. L'altro giorno c'è stato un interessante tre giorni in questa università, che nessuno la sapeva. Sono venuti i migliori economisti italiani in un'associazione che si chiama Economia in Rete, con delle tematiche fantastiche. Io ho letto, perché mi invitano al solito a presentare, temi fantastici, ma se lo sono raccontati sempre fra loro. Sono stati più bravi, ma molti di quei temi, se ci avessero assistiti le forze politiche e l'opinione pubblica, sarebbe stato molto più utile. E cosa voglio dire? Che spesso tutto quello che produciamo resta stretto nei nostri uffici, nei nostri laboratori, e tutto il vantaggio che l'opinione pubblica ne può raccogliere resta isolata a se stessa. Quindi ecco perché questo Urban Lab creato senza è fondamentale, perché si può trasferire tutte le conoscenze e tutte le innovazioni che verranno fatte nel comune di Cosenza e dintorni, verranno trasferite alle popolazioni con una quantità enorme di mezzi, che è l'informatica stessa, ma anche faccia a faccia. La gente verrà qui e sarà edotta, gli saranno fatti esperimenti, e finalmente quello che è un bagaglio tecnologico spesso che resta così molto evanescente verrà trasferito al territorio. Questo, cioè, il ruolo delle università che producono cultura, se un giorno scendessero un po' di qualche gradino e parlassero un po' di più con la popolazione, forse migliorerebbe la situazione delle università, perché verrebbe vista non più come una cosa isolata, spesso incomprensibile, ma potrebbe creare un vantaggio enorme per la società comune, perché le cose che facciamo sono molto belle, alcune cose sono di livello alto e restino lì, ma molte delle cose che facciamo possono servire anche per far capire a tutti quali sono i problemi reali col quale ci interfacciamo tutti i giorni. E quindi io dico, questa è un'iniziativa che ho trovato interessantissima, per poter le risorse che saranno spese su questa linea non saranno poche. Io spero che anche questo potranno dare dei buoni risultati e saranno il primo sentiero a una discesa
della conoscenza dalle stanze universitarie a tutta la popolazione. Grazie. 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 E quindi un impegno che diventerà ancora più significativo dal 1 novembre, quando l'attuale prorettore piglierà le redini dell'Università della Calabria. Noi salutiamo l'ingegner Gallo, che purtroppo deve partire. Lo ringraziamo per essere stato presente. Ne approfitto per chiamare al tavolo l'assessore del Comune di Bari, Marco Lacarra. Prego, assessore. E passiamo alla parte istituzionale degli interventi, a cominciare dalla Regione Calabria, che è stata una partnership fondamentale di questo progetto per l'appoggio che ci ha dato. E qui oggi con noi il delegato all'energia e innovazione della Regione Calabria, Fausto Orso Marso, a cui cedo la parola. Sì, grazie. Grazie al dottor Leone e grazie a questa sindaco, a questa bella platea. Io sono contento e spero di sentirmi anche un po' smart rispetto al progetto, perché credo che questa regione e questo paese abbia necessità di classe dirigente smart. Sono contento perché li trovo oggi in un altro ruolo, però gente con cui ho studiato, gente con cui ho lavorato, e se ognuno di noi è qui insomma con ruoli diversi vuol dire che diciamo anche questa terra, questa città, che qualcuno prima di me, il magnifico rettore Gino Crisci, con il quale insomma sono stato anche collega in consiglio d'amministrazione e allora rappresentante degli studenti, esprime molto spesso anche eccellenza e non ritardi rispetto alla doppia velocità del paese. Io ringrazio il sindaco Mario Chiuto e con lui sono d'accordo, e vado velocemente per flash per inserirmi insomma su questo tema del progetto RS9 e su tutto quello che la regione insieme al sindaco Chiuto, agli altri sindaci, alle diverse province calabresi può esprimere in un settore così fondamentale. Con lui, con Mario Chiuto, condivido il concetto di visione. Mario sa benissimo, rispetto alle vecchie stagioni istituzionali, per essere un po' smart noi ci sentiamo pochissimo, anzi ci vediamo pochissimo, però quelle poche volte che ci sentiamo al volo condividiamo le ore di lavoro che ognuno nei diversi ruoli diciamo mette in campo. Quando si annunciava RS9, così come io quando annunciavo in silenzio rispetto a una vecchia abitudine, se volete, delle classi dirigenti, perché bisogna essere smart fra i sindacati, Confindustria, la politica, le istituzioni. Ringrazio anche molto Enel, che con la Regione Calabria lavora fianco a fianco, soprattutto sulla nuova programmazione. Quindi grazie per l'assist Mario, se questa città, e grazie anche a quello che diceva Gino Crisci, recupera il ruolo, e grazie insomma anche a una visione, a una nuova classe dirigente, di un sindaco, la sua squadra e quant'altro, era doveroso da parte mia, senza essere troppo politico, fare questo apprezzamento. Qui c'è una partnership importante di ricerca e di investimenti. Come noi riusciamo ad essere anche come regione smart e a contribuire appunto a questa velocità? Perché bisogna essere smart, intelligenti, sostenibili, ma anche soprattutto veloci in questo momento. E tra l'altro aggiungo, lo dico ai rappresentanti dell'Enel, di Confindustria e quant'altro, noi abbiamo una fortuna come regione, come città di Cosenza, anche come momento storico, anche le imprese, perché questa progettualità, questi investimenti che sono sulla ricerca ma anche sugli investimenti arrivano in un momento storico fondamentale di crisi sociale ed economico. Ci hanno insegnato all'università Crisci, diciamo, ai nostri docenti, che nello shock sociale ed economico viene fuori e si lascia per strada la cattiva politica e, se volete, anche le cattive imprese, perché le imprese non nascono per durare ma nascono anche per morire, o se volete per trasformarsi. Quindi io ritengo si possa approfittare di questo momento, di questo grande investimento, per realizzare insieme a noi quello che è il concetto di sostenibilità. In questo senso anche la nostra regione, i nostri comuni, molto spesso in ritardo rispetto a stati avanzati, credo che Bari, la Puglia abbiano diverse problematiche rispetto alla Regione Calabria, anche un'opportunità di diventare sostenibile prima di altre parti del paese. Quindi in questo senso, anche se si guarda alle fonti di investimento che abbiamo, guardando anche ai paesi più prospicienti, quindi alla sponda sud mediterranea, tutto quel tema, ci giochiamo un'opportunità anche di candidarci geograficamente ad essere classe dirigente in senso più ampio. Che cosa ha fatto e che cosa può fare la Regione, chiudo veramente, per inserirsi
in modo più proficuo e produttivo. Noi, e ringrazio anche il nostro dirigente, tra l'altro i Prampolini nel tema di Smart si sprecano, abbiamo un Franco Prampolini che rappresenta, se non sbaglio, IBM, non so qualcuno dell'azienda, e un Franco Prampolini, l'architetto Prampolini, un professore associato che oggi è dirigente di settore della Regione Calabria. Noi stiamo tentando di correre veloce, di sburocratizzare, di intervenire in questo senso, di accelerare. Come lo si è potuto fare? Io penso che il dottor Leone ci potrà dare testimonianza anche su un altro tema, diciamo centrale per questa regione, per questa provincia, la centrale del Mercure, 11 anni d'attesa, in 2 mesi le autorizzazioni, e cercare di non far perdere quelle risorse. Io posso dire che come regione il lavoro, io tra l'altro mi occupo di energia soltanto da settembre, prima mi sono occupato di trasporti, noi siamo all'85% della spesa, che rispetto ai fondi comunitari della regione obiettivo convergenza è un dato per quanto ci riguarda confortante. Sulla nuova programmazione, stando di fianco, diciamo, alla maggior parte di questi partner, Confindustria e quant'altro, abbiamo dato un indirizzo, diciamo, di governance politica ben delineato, che è quello di investire sull'efficientamento energetico, anche con le riunioni con i responsabili, diciamo, della governance anche lì politica di Enea. I dati che ci arrivano sono confortanti, nel senso che l'investimento in politica di efficientamento, vi do una differenza pratica in termini di numeri: noi come Regione Calabria abbiamo avuto sul vecchio POR 153 milioni di euro e in questa stagione li abbiamo spesi quasi tutti, anzi mi dice il dirigente siamo in overbooking, pronti a prendere quella parte di progettualità che non è stata sviluppata in altri settori. E sull'efficientamento energetico, dove abbiamo sulla futura programmazione, si parla di circa 650 milioni di euro, non abbiamo dato l'indirizzo di metterlo tutto lì, perché in 15 anni questa regione, soprattutto in un momento di spending review di poche risorse, può andare sull'efficientamento, lo ricordava Mario Chiuto, diciamo, in diverse, anche questa sarà una struttura smart, no? E quindi efficientata, può avere un risparmio di 1.800 milioni di euro, che sono quasi una finanziaria di un governo. Su questo siamo impegnati e su questo vogliamo andare avanti. Non penso di dover aggiungere altro se non l'essere di fianco ai progetti che sono smart, veloce, e quindi porre l'impegno della regione. Porto anche il saluto del presidente Scopelliti, che sapeva oggi eravamo qui impegnato, diciamo, in un altro riunione a Roma in ore concitate per la vita politica e istituzionale di questo paese, e quindi con l'impegno di continuare a lavorare cercando di essere il più attrezzato possibile, il più moderni possibili anche alle nostre latitudini. Vi ringrazio. Grazie consigliere Orsomasso per il suo saluto, la sua presenza e soprattutto per questo approccio smart che la Regione Calabria e specialmente l'assessorato all'energia ha nei confronti del mondo industriale che opera in questa regione. Bene, l'assessore Marco Lacarra ha lavorato insieme all'assessore De Rose, che saluto, a questo progetto. L'assessore De Rose la settimana scorsa ha portato il saluto della città in quel di Bari. Assessore Lacarra, cosa vogliamo dire alla città di Cosenza in relazione a questa partnership strategica meridionale? Sì, buonasera a tutti, grazie, pochissime parole di saluto. Innanzitutto un ringraziamento al sindaco di Cosenza che ha voluto invitarmi a questa presentazione, alle autorità presenti, e un pizzico di invidia per come è stata organizzata questa presentazione, perché noi a Bari non abbiamo avuto la fortuna di avere una partecipazione così larga e sentita. E anche perché i progetti che noi stiamo portando avanti vedono, come ha detto giustamente il sindaco, al centro il cittadino. Non sono interventi infrastrutturali, tutto il progetto Smart City vede la centralità del cittadino, senza il cui contributo e la cui partecipazione evidentemente gli obiettivi non possono essere raggiunti. L'occasione di questa collaborazione fa anche capire come le città, che sono, come è stato giustamente detto, la causa delle emissioni di CO2 e possono poi quindi rappresentare anche la soluzione al problema, non sono in competizione tra di loro, non è una corsa sfrenata ad ottenere finanziamenti
magari cercando anche di come dire, in qualche modo frustrare le aspettative di comuni che a noi sono vicini. Questa invece è l'occasione per dimostrare come invece i comuni possono collaborare tra di loro. Noi lo abbiamo già fatto anche con altri comuni, superando anche i confini del nostro paese. Noi abbiamo un progetto con Salonicco, un progetto purtroppo che non è andato a buon fine perché non è stato ammesso, con Barcellona. Abbiamo avviato una serie di collaborazioni con Genova e con quelle città che, essendo partite prima di noi, potevano offrire un contributo importante di replicabilità delle esperienze vissute. Noi questo dobbiamo fare, partire da Bari e Cosenza, per fare in modo che nella regione Calabria e nella regione Puglia in qualche modo si creino consorzi fra i comuni e si replichi l'esperienza che noi stiamo portando avanti, anche magari con maggiore fortuna rispetto a chi parte oggi. Noi abbiamo aderito al patto dei sindaci già nel 2010, abbiamo approvato il piano d'azione per energia sostenibile in consiglio comunale all'unanimità nel 2011, prevediamo nel piano d'azione per energia sostenibile ben 78 azioni, è pubblicato sul sito, non ve le elencherò tutte perché sennò finiamo per occupare tutto il tempo della presentazione, però c'è soprattutto la voglia da parte dell'amministrazione di continuare nella governance di un processo lungo, ambizioso, ma che senza una cultura che i cittadini comunque devono modificare, un approccio ai temi dell'energia, della gestione dei rifiuti, della gestione dell'acqua, dell'efficientamento energetico, senza la collaborazione dei cittadini gli obiettivi, come dicevo, non potranno essere raggiunti. In buona sostanza e in un unico slogan possiamo dire che non potremo mai avere edifici di classe A se non avremo prima cittadini di classe A. E credo che questo sia un segnale importante che oggi, mi fa piacere, venga recepito con la testimonianza e la partecipazione di tanti cittadini di Cosenza. Grazie a voi tutti. Grazie. Grazie. Grazie Assessore La Carra. E allora abbiamo un convitato che era difficile rappresentare, che è il cittadino. E allora chi potevamo chiamare per rappresentare questo cittadino se non chi ha il polso della situazione della nostra nazione? Fra l'altro ha il polso della situazione della città di Cosenza. Abbiamo visto un sondaggio di alcuni giorni fa sul gradimento che hanno le istituzioni in questa città. Presidente Piepoli, ecco, oltre diciamo alla posizione del cittadino rispetto all'innovazione, rispetto alla sostenibilità, che trend ci dobbiamo aspettare nei prossimi 30 anni? Cosa vorrà il cittadino dalle istituzioni e dalle imprese? Ringrazio per la presentazione e questo rapido excursus che farò, anzi che faremo, è a quattro voci. Due reali e due che sono quelle proprio della città. Allora, io comincerei con il descrivere una situazione a livello degli anni 60 dello scorso secolo. C'è un filosofo della storia che si chiama Arnold Toynbee, che ho recentemente ristudiato, il quale aveva scoperto le città e parlava delle città nel corso del prossimo, all'epoca, secolo e mezzo, cioè fino al 2100. Le città come erano a livello del 1960? Erano piuttosto sparpagliate, molto lontane l'una dall'altra, si poteva comunicare tra le varie città esclusivamente attraverso gli aerei, che come jet fondamentalmente nascevano allora. Come sarebbe stata la città o le città a livello del 2100 secondo Toynbee? Lui le chiama ecumenopoli, cioè l'intero pianeta sarà una città, secondo lui. L'ecumenopoli è fatta sarà fatta, secondo Toynbee, da un tessuto urbano raro, però sufficientemente correlato tra una città e l'altra, in modo tale che la città sia mondiale. E questa città mondiale sarà una città, secondo Toynbee, piuttosto aggressiva. Lui nomina la città del futuro la città aggressiva.
Vediamo adesso che cosa viceversa ci si propone attraverso le smart cities, quindi a livello, se vogliamo, dell'Europa, come a livello degli altri continenti per le macro regioni in cui si divide il pianeta. Ebbene, le città come, diciamo, si vedono non a livello del 2100, perché l'orizzonte si è avvicinato, il 2100 di Toynbee è il 2050 della sensibilità scientifica di oggi. Ebbene, l'ecumenopoli ci sarà, decisamente ci sarà questa città unica, perché già in questo momento più di metà della popolazione mondiale, più di 3 miliardi e mezzo di abitanti, vivono nelle città. A differenza di quello che capitava nel 1960, in cui vivevano nelle città circa un decimo della popolazione mondiale. Se estrapolando questo tipo di città oggi è già un filo ecumenopoli, come può diventare una città aggressiva del futuro? Viene, cessa di essere aggressiva e diventa addomesticata. Addomesticata alle tre, rispetto alle tre aree che sono descritte, sono state descritte da alcuni dei convitati a questa riunione, cioè un'area di urbanizzazione umanistica, un'area di digitalizzazione che facilita i rapporti umani, il sistema web, che era imprevisto a livello degli anni 60 dello scorso secolo, è diventato dominante, per cui faciliterà enormemente i rapporti tra le persone. E poi dopo l'area della sostenibilità, cioè l'ecumenopoli del futuro, di cui noi a Cosenza saremo una parte, sarà sostenibile, fondamentalmente sostenibile, in particolare attraverso tipi di rapporti di origine e destinazione che per esempio qua in parte mancano, per la semplice ragione che c'è un collegamento con il Tirreno ma non c'è un collegamento perfetto con lo Ionio. Quindi ci sarà senz'altro da produrre delle OD, delle origini e destinazioni, in modo tale da facilitare la rete che si costituirà mano a mano nel corso di questo secolo. E poi direi sarà una città umanista, riprende l'umanesimo, riprende non per niente questo episodio che di cui voi siete protagonisti a Bari e a Cosenza, è chiamato con un nome latino, Res Nove. Quindi l'umanesimo riprenderà, sarà un umanesimo soft, che a un certo momento farà sì che noi saremo fortemente integrati nell'ecumenopoli del futuro e cesseremo di essere aggressivi, come diceva Toynbee, ma saremo solo e soltanto una comunità internazionale. Passo la parola a una di voi, perché Tucci, che è mio direttore di ricerca, è parte di questa città, è nata in questa città, è cosentina, per proseguire le informazioni. È il professore pugliese, quindi... Sono pugliese, con accento settentrionale, però pugliese. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo soltanto dare qualche flash dell'attività che Istituto Piepoli ha realizzato da poco e che rientra tra le nostre attività ordinarie, nel senso che l'Istituto Piepoli è famosissimo per i sondaggi, ma si occupa anche di andare a vedere sull'opinione pubblica, quindi sulle persone, come che reazione ha un cambiamento, e in particolare realizza proprio delle iniziative di controllo dei programmi regionali, dei programmi nazionali, e conosce molto bene la tematica di oggi del PON, ricerca e competitività. In particolare, che cosa abbiamo fatto? Di recente, settimana scorsa, abbiamo realizzato uno studio su cosa pensano i cittadini di Cosenza del rapido cambiamento che è in corso, realizzando un'indagine di 300 interviste rappresentativa della popolazione adulta di Cosenza con appunto la metodologia telefonica.
I commenti dei cittadini, ovviamente il clima in cui ci muoviamo è un clima in cui la crisi si sente e interessa un po' tutte le famiglie di Cosenza, è un momento storico in cui ci sono determinati problemi che vengono citati di più, sono più sentiti, e uno dei problemi latenti che rimane nella mente del cosentino è il problema della disoccupazione, no? Noi però abbiamo voluto vedere se in questo periodo loro si sono accorti di un cambiamento o meno, e in effetti loro percepiscono, abbiamo chiesto proprio secondo loro rispetto al passato se la città è più dinamica o è rimasta uguale, che c'è un cambiamento in corso, cioè la città sta cambiando. In che cosa sta cambiando? Spontaneamente, diteci che cosa sta succedendo, quali iniziative vi hanno colpito negli ultimi sei mesi. Balza subito in pole position tutto quello che riguarda i lavori di realizzazione della piazza, che comprende un parcheggio e un museo a Piazza Fera. Poi ovviamente in seconda battuta, sempre in maniera spontanea, i cittadini citano le cose che fanno parte appunto della vita quotidiana, quindi la rassegna bellissima di spettacoli sul lungo fiume che ha interessato quindi il centro storico, ma poi ritorniamo a quello che vedono tutti i giorni per le strade, i lavori in corso di riqualificazione della città, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, e sono rimasti anche abbastanza interessati dall'avvio, perché hanno ricevuto nei giorni passati anche delle informazioni al riguardo, del progetto della raccolta differenziata porta a porta. Insomma, visto che le smart city sono le città intelligenti, ho ripreso proprio da una rivista dedicata alle smart cities questa immagine, la città come un computer, no? Che cosa c'è nella smart city? Ci sono appunto dei vari centri di intelligenza, di studio, di progettazione per varie tematiche, la sostenibilità ambientale ed energetica, quindi ridurre i rifiuti, differenziare la raccolta, promuovere e proteggere il verde urbano. Vediamo che cosa di questo grande ambito che è la sostenibilità energetica ambientale a Cosenza i cittadini hanno notato. Bene, come vedete la prima colonna rappresenta quello che loro sanno, e vedete che sono tutte percentuali altissime, cioè il cosentino si è accorto delle opere di miglioramento della rete idrica, delle iniziative sulla città illuminata, dei lavori di riqualificazione della città, dell'avvio della raccolta differenziata e della manutenzione delle strade. E sulla seconda colonna vedete anche qual è il loro giudizio al riguardo. Bene, tutte queste iniziative piacciono almeno alla maggior parte dei cittadini, ma sono percentuali altissime, soprattutto rispetto ai livelli medi di soddisfazione. Cosa molto interessante, appunto, l'acqua è in assoluto l'iniziativa che ha ottenuto i livelli più alti di soddisfazione. Bene, ovviamente poi queste charts sono state anche pubblicate su alcune riviste, sono disponibili per i cittadini, per l'opinione pubblica, per l'università e per le imprese. L'area tecnologia e ricerca scientifica, qui oggi abbiamo sentito proprio come Smart City si impatta su tutto questo, sul cambiamento tecnologico, sull'innovazione, sulla ricerca industriale. Bene, andiamo a vedere che cosa ne hanno capito un po' in città. Innanzitutto, come vedete, è altissima la conoscenza di questo grosso progetto, in parte legato a Smart Cities e in parte no, di realizzazione della piazza con parcheggio e allo stesso tempo di un museo virtuale a Piazza Bilotti, che riscuote il 67% di gradimento nella città. Se vogliamo, potrebbe essere uno degli hub principali, no, di questo grande cervello della città intelligente. Poi la partecipazione ai bandi Smart City, ecco, questo è un dato purtroppo dove la conoscenza del cittadino comune si abbassa, e quindi ritorniamo al discorso del magnifico rettore. Purtroppo, cioè,
si capisce che sta cambiando qualcosa, ma non si capisce perché, cioè cosa c'è dietro. Ecco, una giornata come quella di oggi è molto utile anche per l'opinione pubblica, per capirne di più, per capire che quello che sta succedendo a Cosenza in realtà rientra in un progetto molto più grande che sta interessando tantissimi comuni di tutta l'Europa. E ancora pochi comuni in Italia, soprattutto pochissimi nel centro-sud, quindi in qualche modo Cosenza potrebbe essere anche un po' pioniera, no, in questo progetto. Gradimento però altissimo, 66%. E poi la circolare veloce va a toccare anche un bisogno dei cittadini più profondo, cioè di collegamenti più veloci, ma anche di maggiori servizi anche per i disoccupati, pensionati che magari non hanno la possibilità di permettersi una macchina. La circolare veloce ottiene l'81% di gradimento. Ecco, un puntino mi sono soffermata su questo elemento. In un contesto di piena crisi, in cui anche c'è un atteggiamento in qualche modo rassegnato a volte delle persone, a Cosenza si esprime un grande ottimismo su questi lavori in corso per la creazione del museo e del parcheggio, cioè la città ha capito che questi interventi, in un'ottica economista, come dice sempre, ci ricorda sempre il professore keynesiana, potrebbero veramente favorire lo sviluppo dell'economia della città e quindi andare a diciamo rispondere a quel bisogno di supporto sui problemi della disoccupazione, sui problemi dell'emarginazione, sui problemi dei giovani. Ultimo punto, sempre nella smart city, una città smart dovrebbe offrire un ambiente adeguato anche alla creatività, promuovere le innovazioni e la sperimentazione nell'arte, nella cultura e nello spettacolo. Bene, tutto quello che è stato fatto nel corso appunto degli ultimi mesi, e in parte anche recuperando un evento tradizionale, un evento che già si ripeteva negli anni, Invasione 2013, rientra in questo discorso, cioè valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso una programmazione continua di eventi e animazione durante tutto l'anno. Ecco perché grandissima conoscenza da parte dei cittadini, ecco, un po' più bassa, ma sempre oltre il 50%, dello spettacolo della rassegna di Invasioni, altissima lungo Fiume Boulevard, e gradimento sempre molto molto alto, in particolare più di tutti appunto questa presenza continua della città che sta parlando, che pulsa, che propone appunto delle iniziative che dietro hanno anche dei valori, dei contenuti. Detto questo, noi abbiamo provato, ecco, a rappresentare graficamente anche quello che succede nella città. E dov'è che appunto magari molte cose piacciono, quadrante a destra, in basso, però si conoscono poco. Ecco, su quelle magari in futuro vale la pena, soprattutto per gli attori, i protagonisti delle iniziative, quindi la manutenzione delle strade, l'avvio della raccolta differenziata, i lavori della piazza, eccetera, informare, entrare proprio nelle case della gente, raccontare quello che si sta facendo e come la città piano piano cambierà. Concludendo, la città è una piattaforma, è il network, sono i sensori e la sua interfaccia. Immaginiamo Cosenza sempre più intelligente. Grazie. Grazie. Grazie all'Istituto Piepoli che in perfetto rispetto della quota rosa ci ha illustrato il gradimento e l'attenzione che i cittadini riservano alle azioni. Loro purtroppo non si sono accorti, ma credo che nei prossimi giorni quella percentuale sarà sicuramente più alta dopo questa giornata, non si erano accorti di questo progetto. C'è invece chi se ne è accorto di questo progetto e il Ministero ha voluto riconoscere una primazia a questo progetto assegnandogli un punteggio altissimo e quindi un'aspettativa che noi Res 9 dovrà assolutamente garantire in futuro. Ecco, sottosegretario Galletti, grazie per la sua presenza. Noi ovviamente speriamo di poter onorare quello che la fiducia che il Ministero ha riposto in questa iniziativa.
Grazie a voi, grazie al sindaco Occhiuto, al magnifico rettore, a tutte le autorità che hanno voluto intervenire al convegno, conferenza stampa di oggi. Intanto permettetemi di dire una cosa: noi non abbiamo concesso nulla, noi abbiamo messo a disposizione dell'Italia 1.300.000.000 sui progetti Smart City, che vuol dire che ci abbiamo creduto molto, e la città di Cosenza insieme alla città di Bari hanno partecipato ad un bando e hanno vinto. Quindi i complimenti li devo respingere per farli alla città di Cosenza, alla città di Bari, che hanno presentato un progetto vincente a livello nazionale. Penso che questo la città ne debba andare particolarmente fiera. Io voglio fare poche considerazioni. La prima: viene fuori bene dalla ricerca molto puntuale che ha presentato il professor Piepoli, Smart City è un nome ancora sconosciuto. Questo mi fa pensare, perché noi ci abbiamo messo molti soldi sopra e d'altra parte la percezione dei cittadini è ancora debole. Da che cosa nasce? Nasce da una confusione di fondo. Ancora una volta si confonde il mezzo con il fine. Troppo spesso noi identifichiamo i progetti Smart City solo con la parola innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica è bellissimo di per sé stesso, ricerca, innovazione tecnologica, dimenticando però che tutto questo è un mezzo per raggiungere il vero fine. Il vero fine è il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vivono i territori. Dobbiamo puntare più su questo secondo aspetto, cioè dietro la Smart City non c'è solo un concetto di innovazione tecnologica, c'è qualche cosa di più, c'è il vero valore aggiunto, che dalle esigenze di un territorio, non solo la comunità locale, non solo l'istituzione locale, ma l'istituzione locale insieme a tutte le attività che ci sono sul territorio, università, in questo caso associazioni industriali, cittadini, identificano qual è una loro esigenza e attraverso l'innovazione tecnologica provano a soddisfare questa esigenza che hanno. Quando riusciremo a far capire questo, probabilmente il progetto Smart City, i progetti Smart City saranno meglio capiti dai cittadini. Probabilmente per fare questo abbiamo bisogno di essere più avanti nell'attuazione del procedimento in cui siamo. Oggi siamo ancora all'ideazione del percorso della Smart City. Domani saremo alla realizzazione e probabilmente il progetto sarà più percepibile dai cittadini e quindi, io spero, maggiormente apprezzata. Che cosa mi piace della Smart City? In primo luogo, lo ricordava il rettore prima, a cui faccio gli auguri perché so che fra poche settimane entrerà nel pieno della sua carica. Questa è una grande occasione per realizzare quella partnership che nel nostro paese manca fra pubblico, privato e università. La metto a parte l'università. Uno dei problemi che noi abbiamo in questo paese è la trasmissione della ricerca. L'università è una grande fucina, non solo di didattica, ma di idee. Io mi permetto di dire, scherzando, li abbiamo fatti, abbiamo speso molti soldi per farli studiare. Adesso bisogna che quello che hanno studiato lo restituiscano alla comunità. E come possono restituirlo alla comunità? Certamente insegnando ai nostri ragazzi, ci mancherebbe altro. Ma non è solo questa la mission dell'università. La mission dell'università è, alla pari della didattica, anche la ricerca, cioè darci dei metodi nuovi per soddisfare i nostri bisogni. E con le Smart City noi mettiamo in rete finalmente il pubblico, cioè l'ente locale che individua la necessità, il privato che ha bisogno di investire e anche di lucrare, perché no? Ogni volta che il mondo privato ci guadagna, a me fa solo piacere perché mette in circolazione delle risorse, dei posti di lavoro, dell'economia per la città. E dall'altra parte l'università che torna a fare il proprio ruolo, quindi mette a disposizione le sue conoscenze per realizzare un progetto a favore dei cittadini. Questo è lo schema giusto, è lo schema Smart City, cioè una comunità che lavora insieme per
soddisfare i bisogni della propria collettività. Io credo che sia un grandissimo passo in avanti. Dico anche, e lo stiamo facendo con Roberto Chiuto al Ministero, noi abbiamo come Ministero oggi un grande compito, cioè quello di valutare i risultati di queste Smart City. Io lo dico da amministratore, se ci ho messo 1.300.000.000, io ho bisogno fra un po' di andare dai cittadini, non di Cosenza, ma dai cittadini italiani a dire: guardate, con questo 1.300.000.000 abbiamo ottenuto questi risultati, che sono di tipo economico, di tipo sociale. Ma non solo, abbiamo un altro compito: ogni Smart City che funziona, noi dobbiamo esportarla dalle altre parti, perché se funziona a Cosenza, deve funzionare a Bologna, nella mia città, deve funzionare a Trieste, nel nord Italia. Altro concetto che mi sta particolarmente a cuore: io sono sempre stato molto critico sul federalismo all'italiana. Ho sempre creduto che noi abbiamo affrontato il federalismo dalla parte sbagliata. Abbiamo sempre pensato di fare un federalismo che dividesse l'Italia, partendo dal federalismo fiscale, e non che la unisse. Io credo che invece il federalismo sia un modo straordinario per fare crescere in maniera omogenea un paese. Ma perché questo accada, bisogna prima di tutto che si creino condizioni di partenza uguali in tutto il territorio. Condizioni di partenza, cioè bisogna che le città smart siano al nord come al sud, perché solo così noi potremo implementare il federalismo. Quando ogni regione, quando ogni territorio, quando ogni comune si sarà caratterizzato con la propria capacità innovativa per essere concorrente con gli altri territori. Noi ogni anno promuoviamo come MIUR, come Ministero dell'Istruzione, una ricerca dove andiamo a individuare le città più smart, non secondo la dimensione, ma secondo la qualità della città, cioè quanto quella città oggi corrisponde a quei parametri che noi ci siamo dati per individuare una città smart. Fino ad oggi le città smart sono tutte nel nord Italia. Io credo, lo presenteremo fra qualche giorno, il 17 ottobre proprio a Bologna, i nuovi risultati di questa ricerca, che con gli investimenti che stiamo facendo in molte città del sud, perché loro hanno vinto i bandi, anche loro hanno vinto i bandi, hanno vinto anche quelli importanti come nel caso della città di Cosenza, forse qualche segnale incominceremo a vederlo, cioè le città smart non saranno più solo nel nord Italia ma saranno anche nel sud Italia. Allora io così incomincio a creare le condizioni perché i territori siano competitivi. E guardate che nel nuovo mondo, quello che ci sarà dopo la crisi, la tecnologia, la ricerca e l'istruzione saranno i veri valori competitivi per i territori. Noi in questo dobbiamo essere preveggenti. Io capisco che siamo presi tutti dalla ordinaria amministrazione, ci occupiamo di IMU e di IVA ed è giusto farlo, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Le tasse basse sono sicuramente un beneficio per la crescita del paese, ma se noi ci limitiamo a questo probabilmente non riusciamo a fare crescere questo paese come dovrebbe crescere. Noi ci riusciremo solo se riusciremo a creare dei centri di eccellenza nell'istruzione, nell'università e nella ricerca. E lo capiamo bene guardando la tendenza a livello mondiale. Negli Stati Uniti le aziende, per localizzarsi, non vanno più solo a vedere dove i costi di produzione sono più bassi, cioè dove costa meno il costo del lavoro o il costo del denaro o la materia prima. Vanno a localizzarsi anche dove c'è più ricerca e più istruzione, perché hanno capito che dove c'è più ricerca e più istruzione ci sono più possibilità di crescita per le loro aziende. Allora oggi investire in istruzione è una scelta fondamentale. Investimento in istruzione, non spesa in istruzione. Qualunque euro in più noi diamo alla scuola, all'università, alla ricerca, ai bandi Smart City, più noi investiamo sul futuro di questo paese e sul futuro dei nostri figli. Guardate, l'investimento nell'istruzione non supererà mai il costo dell'ignoranza in nessun paese e in nessuna comunità, ed è questo che noi dobbiamo battere. Allora,
Allora, è questa la vera funzione della Smart City: rendere i territori competitivi, competitivi fra loro, per poter crescere tutti insieme in misura, in maniera armonica. E io credo che voi sotto questo aspetto avete fatto un grande passo in avanti. Il MIUR sarà vostro collaboratore da una parte, seguendovi nei progetti, dico anche con la massima schiettezza quello che dicevo prima, vostro controllore per vedere che questi soldi siano non spesi bene, perché non ho dubbi che siano spesi bene, ma per misurare l'effettiva impatto che questi progetti avranno sul territorio di Cosenza. In questo vi do chiaramente la disponibilità del mio ministero, se questo governo dura, come io mi auguro per il bene dell'Italia, se questo sarà, io credo che davanti a Cosenza su questo progetto ci sia un grandissimo futuro. In bocca al lupo. Grazie, grazie al sottosegretario Gianluca Galletti per le sue parole sapienti e nello stesso tempo molto molto impegnative per Res 9 e soprattutto per noi tutti, cittadini, istituzioni, imprese. Ecco Sindaco, lei ha iniziato questa conferenza, io le salutiamo, io restituisco la parola per un saluto finale e per lanciare Res 9 nella città di Cosenza. Grazie Sindaco. Grazie, per non è solo per chiudere perché abbiamo fatto tardi, ecco, noi partiamo oggi con dopo 2 anni di lavoro, diciamo, su questi progetti, su questo progetto in particolare, ma ci proiettiamo anche su e stiamo preparando anche abbiamo presentato il MIUR altri progetti sulla nuova programmazione, poi siamo proiettati sui fondi 2014-2020 e su Horizon 2020. Quindi abbiamo una prospettiva, abbiamo presentato anche un progetto interessante con l'Unical sul centro storico, molto importante, che riguarda anche la vulnerabilità sismica e la costruzione di un prototipo sul centro storico che riesca poi a risolvere in prospettiva questo problema e ci restituisca, diciamo, questo antico borgo che è la nostra storia, il nostro passato, ma è anche il nostro futuro. Io vorrei chiudere, diciamo, riprendendo le parole anche del professor Piepoli, che faceva riferimento a una città aggressiva. Ecco, io vorrei che invece Cosenza, ecco, mi riporto più che, cioè, la città aggressiva la costruiamo con quelli che sono, come diceva Calvino nelle sue città invisibili, in Zenobia, dove dice la città di Zenobia è una città che è costruita su tutti quelli che sono i desideri, diciamo, negativi degli abitanti, dei cittadini, ecco, diventa quella città aggressiva a cui lui faceva riferimento. Noi stiamo invece puntando molto qui su questi filoni, che sono poi quello che dicevo, la città creativa, la città sostenibile, la città solidale, e che su questo, voglio dire, vorremmo costruire che l'altra lato, diciamo, della città di Zenobia, ripresa da Calvino, una città che dia, diciamo, corpo a questi che sono, diciamo, le aspirazioni migliori degli uomini, le parti, diciamo, la parte migliore di noi stessi, che diventa poi città, perché la città, caro Gianluca, siamo noi. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie ancora per essere intervenuti.